Honor 200 Pro è certamente uno degli smartphone più interessanti del 2024, merito del rapporto qualità-prezzo, ma anche della collaborazione con lo studio Harcourt, spero di averlo pronunciato correttamente, che è un famosissimo studio di fotografia di Parigi specializzato nei ritratti in bianco e nero alle celebrità, che ha inserito all'interno di Honor 200 Pro una modalità ritratto che davvero fa la differenza, permette a questo smartphone di differenziarsi rispetto alla massa, e già questa è una notizia rispetto al piattume che ormai caratterizza la scena smartphone. Ma insomma, abbiamo tanto di cui parlare su questo dispositivo, per cui non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. E dunque partiamo subito dal comparto fotografico. Sul retro ci sono tre sensori, il principale da 50 megapixel, che è lo stesso che abbiamo visto in azione su Honor Magic 6 Pro, quindi su un prodotto anche più costoso rispetto a questo Honor 200 Pro. C'è poi un teleobiettivo da 50 megapixel che abilita uno zoom ottico 2.5x grazie alla differente lunghezza focale, e poi abbiamo un grandangolo da 12 megapixel con angolo di visuale di 112 gradi. Dunque, complessivamente, come scatta le fotografie questo smartphone? Devo dire molto molto bene. Si comporta bene sia in diurna che in notturna, e questo insomma non è un aspetto da sottovalutare. Chiaramente è un comparto fotografico molto versatile grazie alla presenza del teleobiettivo e del grandangolo, che comunque insomma è un qualcosa che ormai abbiamo spessissimo all'interno del mondo smartphone. Questo però che cosa significa nell'utilizzo di tutti i giorni? Significa avere per esempio un obiettivo ad hoc per chiaramente poter, come dire, scattare le fotografie ad un soggetto in lontananza, così come abbiamo chiaramente un obiettivo ad hoc per scattare, per esempio, fotografie a soggetti particolarmente ingombranti. Pensiamo, per esempio, ai grandi monumenti. Per cui, insomma, un obiettivo per ciascuna situazione, e questo nell'utilizzo di tutti i giorni fa davvero la differenza. Ma devo dire, complessivamente è un prodotto che si comporta molto bene a livello fotografico. Come dicevo però in apertura, il vero game changer di questo prodotto, ciò che gli permette di distinguersi, è la modalità ritratto. E qui devo fare i complimenti a Honor, perché questa collaborazione con lo studio Harcourt in realtà non è una collaborazione meramente commerciale, meramente marketing, come in passato abbiamo già visto in altri dispositivi, magari anche da parte di altri brand. Questa volta la collaborazione è concreta, per cui che cosa ha fatto lo studio Harcourt? Ha permesso ad Honor di allenare, migliorare meglio un algoritmo di intelligenza artificiale che Honor ha chiamato Honor AI Portrait, pensato appositamente per i ritratti. Quindi sono stati integrati all'interno dell'interfaccia tre preset, quindi uno in bianco e nero e due a colori, che permettono davvero di tirar fuori dei ritratti, come dire, con un approccio realmente professionale. Ora è chiaro che è un qualcosa completamente simulato a livello software, però davvero vi posso garantire, starete vedendo qualche scatto che ho realizzato, vi posso garantire che davvero questa modalità ritratto funziona molto bene, cioè ci si ritroverà ad utilizzarla tantissimo, si è spinti ad utilizzarla magari per immortalare i ricordi, per immortalare un'occasione speciale, perché davvero il risultato dà la sensazione che a scattare sia stato un professionista. E quindi devo dire è una modalità che mi è piaciuta tanto, così come mi sono piaciuti tanto, devo dire, i video registrati fino alla risoluzione 4K. Lavorano molto bene, tanto nella stabilizzazione quanto nella resa dei dettagli in diurna e in notturna, per cui insomma comparto fotografico che mi sento di promuovere a 360 gradi. Sarebbe però riduttivo parlare di Honor 200 Pro solo ed esclusivamente in relazione al comparto fotografico, perché lui in realtà è un top di gamma vero. Sotto la scocca c'è infatti lo Snapdragon 8S Gen 3, accoppiato peraltro a ben 12 GB di RAM. Per cui, come suggerisce la scheda tecnica, è un prodotto molto difficile da mettere in difficoltà. Funziona in maniera sempre fluida, veloce, anche con i videogiochi. Devo dire, riesce a gestire tutto in maniera assolutamente convincente. Quindi, da questo punto di vista, un altro grande lavoro da parte di Honor, perché, lo ripeto, qui
siamo comunque di fronte a un prodotto in grado di offrire delle prestazioni da top di gamma vero, nonostante il prezzo che in realtà, come vedremo, è di fatto di fascia medio-alta, neanche di segmento premium. C'è poi questo bellissimo display sulla parte anteriore, 6,78 pollici, un display OLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Anche questo display, devo dire, mi è piaciuto molto, funziona molto bene, si vede molto bene, si vede bene all'aperto. Probabilmente la cosa che ho amato di meno di questo schermo sono questi bordi arrotondati, questa curvatura che, diciamo, non aiuta tantissimo la presa, non aiuta la presa soprattutto per lo sblocco con l'impronta digitale, che devo dire complessivamente funziona bene. Lui ha anche uno sblocco 2D con il riconoscimento del volto, che zoppica un po', devo dire, in notturna, ma in diurna invece funziona molto bene. È chiaro che uno schermo così grande da 6,78 pollici, che comunque insomma permette di utilizzare lo smartphone con grande piacere, magari per godersi anche una puntata di una serie TV, chiaramente lo rende ingombrante, e questo unitamente ai bordi curvi, insomma, non agevola la presa, è molto difficile da utilizzare con una sola mano. Di contro, però, devo dire che ho apprezzato molto la finitura satinata della back cover, perché in qualche modo contribuisce a renderlo meno scivoloso, e questo, insomma, nell'ottica della comodità di utilizzo, è un aspetto da non sottovalutare. Importante poi sottolineare la parte software, che in qualche modo è collegata anche all'autonomia. Qui abbiamo Android 14 con la Magic OS 8.0, nulla che non si sia già visto su altri dispositivi. Devo dire che l'interfaccia di Honor sta seguendo un po' le orme che abbiamo visto in passato con le Motion UI di Huawei, migliora di anno in anno, è ancora secondo me un po' troppo rivolta all'utente asiatico. Però insomma certamente vedo dei passi in avanti notevoli, ma credo che il passo in avanti più importante a questo giro sia il supporto software, perché questo smartphone riceverà ben 3 major update di Android, quindi 3 nuove versioni di Android presumibilmente nei prossimi 3-4 anni, e poi ci saranno ben 4 anni di patch di sicurezza, anche questo insomma un aspetto da non sottovalutare. Peraltro la parte software riesce a tirar fuori tutto il potenziale della piattaforma hardware, e questo ha un riflesso molto positivo sull'autonomia. Batteria da 5200 mAh, questo è il classico smartphone che vi permette praticamente sempre di arrivare a sera senza particolari paturnie. Nelle giornate un po' più stressanti le si chiude attorno al 10%, qualora magari, che so, siete in vacanza, fate 200 milioni di fotografie e di video, vi viene in soccorso potenzialmente la ricarica rapida a 100 watt, che vi porta la batteria da 0 a 100 in poco più di 40 minuti, per cui anche qui grande comodità. C'è ovviamente anche la ricarica wireless. Purtroppo però Honor ha scelto di non integrare il caricabatterie in confezione, ed è un peccato, perché insomma sarebbe stato un valore aggiunto avere in confezione il caricabatterie per sfruttare appunto questa ricarica rapida a 100 watt. Perché dicevo all'inizio che questo Honor 200 Pro è tra gli smartphone più interessanti del 2024? Perché lui arriva sul mercato a 799 euro, quindi 800 euro per portarsi a casa lo Snapdragon 8S Gen 3, 12 giga di RAM, un eccellente comparto fotografico e un ottimo schermo, e insomma certamente rispetto al rapporto qualità-prezzo è un prodotto che mi ha convinto a 360 gradi. Peraltro c'è anche un'offerta lancio di Honor che vi permette di portarlo a casa con 100 euro di sconto, quindi a 699, e in più con in regalo uno smartwatch Honor, per cui insomma a queste cifre devo dire è davvero difficile non consigliarlo, perché è il classico smartphone che mediamente può mettere d'accordo qualsiasi tipologia di utente, quindi tanto di cappello a Honor, perché secondo me ha fatto davvero un bellissimo lavoro.